Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Dopo la prima review gameplay dei Tots della Liga 1, dove abbiamo visto tre giocatorini molto molto interessanti, oggi abbiamo invece un menu che propone sia, diciamo, degli antipasti eccezionali, ma anche delle prime portate un po' deludenti. Perché infatti oggi andiamo ad analizzare Beyeder, Di Maria, Depay e Lucas Paquetá, giocatori sui quali ero carichissimo di aspettative, ma sui quali ci sono appunto dei ma. Passiamo subito sulla schermata in game per andare a fare un recapino statistico e poi passiamo ad analizzare le clip registrate in game. Eccoci qua dunque sul primo giocatore, che è Wissam Beyeder, giocatore di 1,70 m, alto il suo work rate, 4 di mossabilità, 5 di skill, piede destro. Per lui destro e sinistro, ragazzi, non fa assolutamente la differenza. Veramente un bellissimo giocatore sotto questo profilo, mi ha rimandato molto a quelle che sono le vibes di FIFA 20, tant'è vero che il prezzo, sì, mi avete anche già chiesto, è un po' elevato, però se io devo valutare questa carta svincolata da quello che è il meta di quest'anno, per me vale tutto il suo prezzo, magari un pochino meno una carta che secondo me si dovrebbe aggirare sul 1,6-1,7 per essere proprio precisi. Però è un giocatore questo che rispecchia pienamente appunto quello che è l'attributo delle 5 di piede debole. Peccato perché il 4 di skill, perché se avesse avuto anche la quinta stella skill sarebbe stato veramente qualcosa di disumano anche quest'anno. Invece Beyeder è il solito giocatore che appunto abbiamo imparato a conoscere in queste ultime edizioni di FIFA. Giocatore molto rapido, palla al piede, molto agile, ragazzi. Questo è veramente un piccolo diavoletto sotto questo punto di vista. Si gira e si rigira veramente destra e sinistra, che è una bellezza per mandare fuori tempo gli avversari. Infatti sicuramente non è il suo punto di forza quello di skillare e saltare gli avversari, però sicuramente attraverso la sua agilità riesce a mandare fuori giri i difensori, quindi sopperisce a questa mancanza in questo modo. Poi davanti la porta è veramente un finalizzatore implacabile, in particolar modo ottimi tiri a giro, ottimi anche i long shot. Ho fatto dei long shot veramente notevoli con questo Beyeder, come mai prima d'ora mi era capitato su questo FIFA. Ha anche un ottimo passaggio corto, lungo un po' più rivedibile. Ovviamente i parametri di dribbling, vi ripeto, perfettamente in linea con quello che poi è il giocatore effettivamente in game. 77 di forza, che va appunto a non intaccare l'agilità di questo Beyeder, che per me si porta a casa un 9 pieno, perché insomma sapete com'è il mio stile di gioco, sapete che io questi giocatori li amo, per cui 9 pieno, nonostante non sia il gioco proprio di Beyeder, però assolutamente una carta di valore che mi ha insomma confermato tutte quelle che erano le buone aspettative che avevo su di lui. Andando avanti invece abbiamo il buon pesciolino Depay, che si presenta con questo sorriso sornione, 1,76 m, alto basso di work rate, piede destro, 5 di skill e 3 di piede debole. E già qua iniziano i problemi, perché se da un lato abbiamo un ottimo 5 di skill che lo pone perfettamente in quelle che sono le dinamiche di quest'anno, il 3 di piede debole onestamente lo pone in una situazione un po' di difficoltà, perché da COC quel 3 di piede debole si sente troppo, da punta si sente troppo, da seconda punta si sente troppo. Secondo me non ha il fisico adatto per poter fare l'esterno destro, il COS, il COD eccetera eccetera, quindi io non ho grossi feedback al riguardo. L'ho messo in campo, l'ho messo da punta, da esterno, penso di aver registrato forse 1-2 clip, ma giusto proprio per cercare di inserirlo all'interno di questo video, non lasciare semplicemente una chiacchiera. Ma questo è un giocatore che effettivamente sì, palla al piede, per quanto mi è riguardato sui micro movimenti mi è sembrato discretamente reattivo, ma poi per il resto, ragazzi, in zona di realizzazione quel 93 è veramente un parametro abbastanza fake. Per quanto riguarda i passaggi si sente molto il fatto che, essendo praticamente monopiede o quasi, spesso sbagliava degli appoggi davvero davvero semplici. Quindi io questo Depay, soprattutto andando a considerare il prezzo, soprattutto andando a considerare quello che è appunto campionato e nazionalità, bypasserei e skipperei a pie pari. Valutando l'insieme gli do un voto 5+, 5,5, ecco, ma giusto per quel 5 di skill. Ma a me questo non ha fatto per niente impazzire, troppo limitato quel 3 piede debole.
Così come il Fideo, 1,80 m, sinistro, 5 skill, 3 di piede debole, abbiamo la fotocopia di Depay. Ma se Depay era un giocatore totalmente da bocciare, almeno il Fideo davanti, posto in posizione di esterno sinistro, COS anche, si è dimostrato molto rapido palla al piede, ottimo lo speed boost, discreta la finalizzazione col mancino ad incrociare, degli ottimi passaggi, anche se anche qui limitato al fatto di essere monopiede spesso sbagliava degli appoggi abbastanza banali. Per quanto riguarda invece l'agilità, non l'ho trovato neanche così agile e reattivo, onestamente, perché è penalizzato un po' da quel 1,80 m che comunque non sarà sicuramente gigante, ma non è neanche così un giocatore brevilineo. Quindi se dovessi andare a inserire Di Maria all'interno di una dinamica di squadra, sicuramente l'unico ruolo che secondo me può ricoprire è quello di esterno sinistro o COS, insomma, a seconda del modulo, ma con riserva, perché quel 3 di piede debole, sapete a me quanto trigger, ha un voto 6 più 6 e mezzo, proprio così di stima per il Fideo, soprattutto perché comunque ha un rapporto qualità-prezzo discreto, ma non andrei a impiegarlo in altre zone di campo. Stesso discorso analogo per Paquetá. Paquetá è un giocatore sul quale io avevo riposto discrete aspettative perché mi sembrava veramente avere tutte le stats al suo posto, 1,80 m, alto normale, sinistro, 4-4, per cui sembrava avere appunto tutti gli attributi giusti per poter fare soprattutto l'esterno. Però per quanto mi riguarda, il giocatore posto in fascia non mi ha fatto impazzire. Credo, a mio onesto modo di vedere, che i due ruoli che può ricoprire sono principalmente due. Il primo è quello di mezzala all'interno di un rombo e secondo me è anche il suo ruolo preferito, viste le statistiche di difesa che hanno ricevuto un bel boost. Altrimenti lo si può giocare da esterno ma con una grande riserva, perché non mi è sembrato così abile palla al piede, non mi è sembrato così agile nei micromovimenti, mi è sembrato anche poco cattivo in zona di finalizzazione, quindi anche per quanto riguarda magari movimenti col tunnel direzionale eccetera eccetera, ripeto, non mi ha fatto impazzire Paquetá. Anche per lui un voto 6 più 6 e mezzo, giusto per il rapporto qualità prezzo, ma davvero da questi ultimi tre giocatori, ovvero Paquetá, Di Maria e Depay, mi aspettavo molto molto di più, mentre Belleder, ripeto, piacevole conferma nonostante quest'anno il gioco non gli renda giustizia, visto che non sposa proprio le sue qualità. Passiamo a vedere quelle che sono le clip che ho registrato durante questa, diciamo, due giorni di test. E il primo giocatore che vi voglio far vedere è proprio Ben Yedder. Guardate qui come in campo aperto va a puntare l'avversario con questo speed boost devastante, va a bruciare praticamente la linea difensiva imbucandosi in questo corridoio e poi lascia partire un destro preciso che fulmina l'estremo difensore. Quindi ancora una volta Belleder che poi dimostra la sua qualità palla al piede con questa serie di giocate nello stretto che vi faccio rivedere, guardate. È vero, non ha le 5 stelle skill, però un tacco-tacco, uno scoop turn, insomma movimenti tutti quanti fatti in maniera impeccabile nello stretto che gli permettono comunque di andarsi a liberare. Poi qui vedete anche la conclusione col mancino sul primo palo che va a battere il portiere avversario. Qui ancora una volta guardate come vada a sgusciare all'interno della retroguardia offensiva con questi micromovimenti. Come si fanno i micromovimenti? Semplicemente con l'analogico sinistro, ragazzi, perché già so che me lo chiederete. Vedete, qui magari avrei potuto fare, non so, un elastico, un tunnel, eccetera, eccetera. Invece di sfruttare queste dinamiche, ho preferito puntare sull'agilità di Belleder. Passando a Depay, praticamente questa è una delle pochissime giocate che vedrete di Depay, se non l'unica. Il fatto che effettivamente palla al piede non se la cava male, però avete visto come poi su quello speed boost abbia avuto un controllo difettoso, così come avrà un controllo difettoso anche su questo passaggio di Renato. Guardate, ha fatto un movimento da ballerina, sembrava quasi voler uscire dallo schermo. Insomma, Depay che, come vi ripeto, mi ha discretamente triggerato, come potete vedere anche da quest'altra situazione con un tunnel che viene fatto in maniera non così ampia e quindi permette e favorisce il ritorno dell'avversario sul pallone. Qui invece possiamo vedere lo speed boost di Di Maria che anche qui ha lasciato un po' a desiderare per quello che mi riguarda. E qui passiamo invece a vedere Paquetá, speed boost discreto devo dire, sicuramente meglio di Depay, sicuramente meglio di Di Maria, però guardate qui palla al piede come risulti sicuramente più piantato rispetto ai suoi predecessori. Onestamente una conduzione di palla da parte di Paquetá che non mi ha convinto fino in fondo. Qui un'altra sequenza dove abbiamo quest'altra giocata da parte di Paquetá che si libera molto bene, però poi col sinistro lascia partire una conclusione abbastanza masticata.
Quindi, ragazzi, diciamo facendo un recap, ripeto, Beyeder voto 9, per quanto riguarda invece Depay un 5 più 5 e mezzo, Di Maria 6 più 6 e mezzo, stesso discorso per Paquetà, quindi il giocatore che ovviamente ne viene fuori da questo video da consigliare è sicuramente Beyeder. Poi diciamo che in seconda posizione vi posso mettere un Paquetà, al terzo Di Maria, Depay non gli do la quarta, ma ve lo sconsiglio vivamente. Fatemi sapere che ne pensate nei commenti, raga, di ste carte, se le avete già provate, se le proverete, se avevate delle aspettative alte e siete stati delusi anche voi da questi player. Io vi ricordo che in descrizione trovate tutte le info per le live giornaliere sulla piattaforma Viola, ragazzi, dove insomma in settimana facciamo robe, durante il fine settimana tra la Weekend League testiamo anche player, eccetera, eccetera. Io vi auguro una buona domenica, ragazzuoli, un saluto dal vostro Liberoschi, ciao!